tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovate già pronto per andare all'ospedale? Sì, perché ho la notte e non vi ho fatto vedere cosa ho cucinato, ma perché era sempre il solito pollo, le solite cose. Ma nello zaino ho messo sempre le solite cose, quindi non ve lo faccio vedere. Ma ve lo vorrei vedere una cosa, ovvero la felpa team gineco. Qui nello zaino ho anche team pediatria, perché questa qua è chiusa, adesso fa caldo, mentre quella si apre, quindi è comoda. Però ci sono sia team ginico, team pediatria, team medicina, team neuro, ci sono un po' tutti i team, ne metterò anche altri. Vi lascio il link in descrizione, se volete partecipare vi ricordo che vanno in beneficenza. Insomma, oggi sarà una notte particolare perché gli strutturati che ho, uno è molto bravo, l'altro pure, ma non lo so, non sono mai stato con uno di questi, quindi non so come si svolgerà la notte, cosa farò io, cosa non farò, cosa vedrò. Come sempre, la mia voglia di andare a fare la notte, oggi ce n'ho di più rispetto al solito, non è mai elevatissima, però domani vengono i miei genitori, quindi sono contento. Quindi noi ci vediamo in chiacchiere che sono ritardissimo, quindi andiamo. Oggi a Bari c'è un cavolo di vento. Questa non so se sarà una delle ultime, la penultima o meno di notte che faccio in rete formativa. Non lo so, questo non ve lo so dire. Però mettiamo la marcia magari prima di uscire, mentre faccio la live con voi. Però sono delle notti interessanti, perché comunque, come sapete, quando faccio la notte, adesso in questo particolare momento storico, quando sono al policlinico, magari facevo le notti solo di reparto, anche di sala parto, ma quindi mi gestivo determinate cose. Qui invece cerco di tenere sotto controllo sia la sala parto, io ovviamente con l'aiuto degli strutturati, quindi travaglio e parto, o meglio la maggior parte delle cose viene gestita per quanto riguarda il travaglio vero e proprio, se è un travaglio fisiologico dall'ostetica che ti chiama soltanto al momento del parto, mentre in una condizione di travaglio patologico ovviamente interviene il medico. Se è patologico patologico ovviamente c'è bisogno sempre dello strutturato, non è che posso fare tutto io. Mamma che mare che c'ho già a Bari. Detto ciò invece, per quanto riguarda la questione pronto soccorso e via discorrendo, me la vedo io, cioè nel senso che sempre con lo strutturato che supervisiona, ma me la vedo io tutta la gestione. Non so se riuscite a vedere che mare mosso che c'è, che vento che c'è oggi a Bari, guardate, spazza via tutto, questo è un classico. Allora, perché sto flash? Allora, arrivato sono arrivato, mi sono cambiato, adesso vado a prendere le consegne per la notte. Non so cosa c'è da fare, ho sentito un travaglio sui 4 cm, vediamo. Allora ragazzi, praticamente sono arrivato alla prima consegna. Che c'è? È l'agroclave. La prima consegna che abbiamo è quella che dobbiamo fare una gravidanza extrauterina, però purtroppo dobbiamo aspettare il tampone Covid, ancora c'è un po' di tempo per poterla fare. Però sì, dai, fica, cioè fica relativamente, mi dispiace per la signora, perché è un ex, quindi la tuba salta tutto, c'è un bel versamento graficamente, c'è proprio i criteri di un ex, le beta sono aumentate e non... Quindi, aspettate. Allora, adesso cioè, abbiamo appena fatto una consulenza di una gravida a 22 settimane che ha un po' di attività contrattile, quindi sì, l'abbiamo ricoverata per monitoraggio, per la terapia in tractogile e farmacosità di lezione per bloccare o comunque... sotto controllo le contrazioni. Nel frattempo un po' di finocchi e del pollo a dieta. Alla fine sono usciti i risultati dell'extra e sostanzialmente i valori sono ottimali, non c'è un evento iperacuto tale per cui bisogna andare d'urgenza in sala, quindi abbiamo deciso di ovviamente voltando alla clinica, anche perché non abbiamo un valore di rimenti di beta per capire esattamente dove è localizzata la gravidanza. Dovresti fare un esame più che diagnostico che terapeutico, una laparoscopia più diagnostica che terapeutico, perché poi non sai qual è la tuba e non sempre si vede chiaramente con 700 di beta, quindi bisogna un attimo capire e valutare la situazione. Quindi in momento la clinica lo permette, anche l'esame ematochimico lo permette, quindi aspettiamo. C'è l'altro travaglio, la prima gravida sui 7, dai 4 è passata a 7, vediamo un po', ancora c'è un po' di tempo, quindi mi metto un attimo a riposare, vediamo un po' come va l'andamento della situazione. Sono passate esattamente 2 ore, quindi ho detto quella la sto partorendo, quindi se andiamo a vedere un po'. Allora, il parto è andato bene, c'è stata una buona lacerazione circa secondo o terzo grado, perché comunque il bambino era bello grande, 4,2 kg, quindi purtroppo capita, però nulla di irrisolvibile, quindi tutto a posto da questo punto di vista. Quindi però ho avuto una lievissima atonia, essendo molto grande c'è stata una piccola atonia del postpartum, risolta tranquillamente con del Cytotec. Può capitare quando il bambino è molto grande, l'utero è molto disteso e quindi ci può stare una transitoria atonia, quindi con una perdita di circa 700-800 cc di sangue, però tutto risolto nella norma, quindi ho messo i punti. Beh, adesso è arrivata un'altra primigravida,
4 e 5, testa meno 2, più o meno, vediamo un po' come si evolve. Adesso c'è un parto e vediamo come va. È venuto un parto, ma alle 5 e mezza. Mamma mia, che occhio. Lo vediamo un po'. Allora, chiudo, sono alle 8 e 50. E sto smontando. Adesso, come sapete, vado a vedere il mio posto. Mi piacciono tanto, vengo nei miei genitori che sono felice. Allora, mentre che mi preparo la colazione di Bulk, come sapete ormai è un classico, vi racconto un po' la notte, visto che mi ha detto Peppe, ma ci piacciono le storie post notte. Allora, sostanzialmente sono arrivato subito una gravidanza extrauterina, quindi per questo stamattina ho fatto il quiz sulla gravidanza extrauterina, però per fortuna diciamo che la clinica non era una clinica acuta e soprattutto non avevamo un valore di rimente di beta per definire con certezza dove era localizzata la gravidanza. Di conseguenza si è optato per aspettare, visto che non era un'urgenza immediata, per avere e sapere dove andare a togliere la tuba, perché se no vai e togli una tuba a cavolo, se non c'hai un quadro preciso ovviamente non va bene. E poi abbiamo avuto due parti, un primo parto verso le 2:30, una primi gravida, il problema è che il bimbo era grande, un 4 kg, 170, quindi abbastanza grande, e c'è stata una bella lacerazione secondo terzo grado, però per fortuna, e poi con una, anche una principio di atonia uterina, ho dovuto mettere. E poi il secondo parto invece alle 5:30, un parto tranquillo, una seconda di gravida, partito abbastanza velocemente, nulla di compromettente. Adesso shaker di proteine di Bulk e ci aggiorniamo. Seguite le storie perché c'erano tante offerte. Eccomi cambiato, e niente, adesso vediamo dati piccoli, piccoli cellulette. Comunque adesso sto aspettando, dobbiamo fare dei transfer. E vediamo un po' la situation. Questa mascherina è bella, ma non riesco a farla tenere bene. Adesso naso, però un po' figa. Poi mi rompo pure questo, c'è il mio logo, lo sta qua. Eccolo qua.